Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della dodicesima settimana del tempo ordinario. Ma oggi gioia grande perché celebriamo la solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli. Pertanto la liturgia della parola è quella del lezionario dei Santi. Abbiamo come prima lettura gli Atti degli Apostoli. Qui si racconta della liberazione di Pietro, come avviene questo procedimento in chiesa e come Pietro, uscendo fuori insieme all'angelo, nota che tutte le porte si aprono. È la Pasqua di Pietro, questa salvezza che Pietro è chiamato a portare a tutti i popoli. Questo passaggio necessario, Dio è con lui, il Signore lo libera. Ecco, alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. È arrivato il tempo di camminare, il tempo di evangelizzare, il tempo di annunciare ancora di più le grandi opere di Dio. Allora, se la prima lettura ci parla di Pietro, la seconda lettura ci parla di Paolo, che nella lettera a Timoteo è come se stesse dando il suo testamento spirituale. Lui sta concludendo la sua vita, si sente di aver corso, ci sono varie immagini, no, che vengono utilizzate, e lui sottolinea come ha combattuto la buona battaglia, ha conservato la fede, la fiducia nel Signore. Ne ha dovute passare tante, però la sua vita è donata per la causa del regno di Dio. Così come dice alla fine: il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Così fui liberato dalla bocca del leone. E allora ecco che il brano del Vangelo è il famosissimo primato petrino. C'è un dialogo che si instaura tra Gesù e i discepoli. La gente, Gesù chiede: cosa dice la gente del figlio di Dio, no? La gente che dice che sia il figlio dell'uomo. Risposero alcuni, dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, qualcuno dei profeti. Ma voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E quindi ci sono tre immagini che vengono date: quella della pietra, quella delle chiavi, del legare, dello sciogliere. La pietra, quindi questo cambiamento anche di nome: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, ma la pietra angolare ovviamente è Cristo Signore. Pietro è chiamato a vivere questo servizio, il potere delle chiavi, la responsabilità che sembra un potere delegato, ma è una responsabilità che viene affidata come responsabilità vera e concreta. Legare e sciogliere è questo permesso o proibizione, soprattutto nell'ambito, ecco, della morale, ma anche nell'ambito delle qualità e delle scelte da porre per la vita dell'uomo, nell'insegnamento e quindi ovviamente nel magistero. Allora, questi santi Pietro e Paolo, che sono morti in tempi differenti, in momenti differenti, ma uniti insieme nella causa dell'evangelizzazione, capisaldi della nostra fede, ci dicono come noi vogliamo annunciare il Signore con tutta la nostra vita, con tutta la nostra gioia, con tutta la nostra forza, perché il Signore viene a supportare ogni desiderio buono nella vita dei suoi figli. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata. Vi chiedo una preghiera per due diaconi della mia diocesi, che oggi, Antonio e Matteo, che oggi, ecco, saranno ordinati sacerdoti, riceveranno l'ordine sacro del presbiterato. Preghiamo per tanti sacerdoti che oggi ricordano il loro anniversario, appunto, di consacrazione, di ordinazione presbiterale. E nello stesso tempo faccio tanti auguri a tutti coloro che portano il nome Pietro e Paolo, con tutti i suoi composti, eccetera, eccetera. Vi ricordo che domani il nostro appuntamento sarà su Omelie in Web, radio, canale YouTube di Radio Speranza. Con il mio canale personale ci ritroveremo lunedì mattina. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi.